Amici bianconeri, buonasera. Buonasera a tutti. Questa sera voglio parlare di Cristiano Ronaldo. So che farò molto clamore, le cose che dirò faranno molto clamore questa sera, però è il mio pensiero, lo espongo. Poi c'è chi può essere d'accordo e chi no. Ci mancherebbe. L'opinione è libera, io rispetto tutti. Parliamo di Ronaldo che è stato avvistato ieri al Santiago Bernabéu a vedersi al classico Real Madrid-Barcellona. E sono spuntate, diciamo, delle voci che lui vorrebbe ritornare al Real Madrid a fine stagione. È stato avvistato negli spogliatoi a fine partita a salutare i compagni, che secondo me non c'è nulla di strano. Ha esultato ai gol del Real, anche lì secondo me, secondo il mio punto di vista, non vedo nulla di strano. Però sono uscite queste voci che Ronaldo a fine stagione vada via al Real. Io vi dico la mia, io spero che vada via, ma lo spero veramente con tutto il cuore, a prescindere che sia il Real o un'altra squadra, a me personalmente non mi interessa. Perché dico questo? Perché chi guarda le partite e chi capisce un minimo di calcio, non dico tanto, un minimo di calcio, avrà capito in questo periodo che Ronaldo è alla Juve che Ronaldo non basta. Ronaldo da solo non basta. E forse secondo me se ne è reso conto anche lui. Se ne è reso conto anche lui che da solo non può risolvere tutto, tutti i problemi della squadra. È impossibile, è impossibile. Cristiano Ronaldo al Real era circondato da campioni. Isco, Casemiro, Modric, Kroos, Marcelo, Sergio Ramos e forse me ne dimentico sicuramente altri. Quindi Ronaldo, c'è il problema della Juve, paradossalmente, dove voglio arrivare? È Cristiano Ronaldo. Ma non perché lui è scarso, perché Cristiano Ronaldo, messo in un contesto come quello della Juve adesso, in un contesto di brocchi, perché ragazzi, parliamoci papele papele, l'ho detto un miliardo di volte, togli Dybala, togli Ronaldo, questa squadra qua fenomeni non ne ha. Anzi, sono tutti giocatori mediocri. De Ligt, Chiellini, che comincia a avere i suoi anni, ma per il resto è una squadra mediocre, che vince in Italia sino adesso, ha vinto in Italia sino adesso, e in Europa fa figura di merda. Perché questa è la realtà. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Questa è la realtà. In Europa facciamo delle figure di merda. Che siamo arrivati in finale, a parte che eravamo più forti qualche anno fa, che siamo arrivati in finale non me ne frega un cazzo perché tanto l'abbiamo persa, quindi nell'albo d'oro non contano un cazzo perché l'abbiamo persa. Ma soprattutto negli ultimi anni stiamo facendo delle gran figure di merda e lo dimostrano i fatti, eliminati, e questo non l'ha detto nessuno, da un Ajax che quest'anno è uscita ai gironi di Champions ed è uscita anche dall'Europa League, eliminata da una squadra, adesso non mi ricordo il nome, ma non sicuramente una grandissima squadra. Non sicuramente una grandissima squadra. Quindi di cosa stiamo parlando? Era veramente così forte quest'Ajax? O siamo noi che siamo scarsi? O Ronaldo non basta? La verità è evidente. È evidente. È sotto gli occhi di tutti, solo che nessuno la vuol dire, perché tanti le partite non le guardano e guardano solo il risultato sul televideo, sul telefonino. Questa è la realtà. Io le partite le guardo, sono documentato e lo guardo con i miei occhi. Ci arriva anche un bambino che questo centrocampo è penoso e che non abbiamo terzini. Lo vedono tutti, lo vedono tutti. Chi guarda le partite se ne accorge. Non ci sono cazzi che tengono. Quindi, con la vendita di Ronaldo, io mi auguro, magari riusciamo a avere dei centrocampisti decenti, non dico forti, decenti, dei terzini, e da rifondare completamente questa squadra, perché questa squadra qua, ragazzi, è da rifondare da cima in fondo.
Tolti 4-5, è da rifondare completamente tutta. Tutta. A me dispiace, mi fa male dire queste cose qua, ma la realtà. Ronaldo è un lusso che questa squadra non si può permettere. Lo dimostra con i 50 milioni che siamo sotto, con il mercato estivo e con il mercato di gennaio. Abbiamo venduto Mandzukic, abbiamo venduto Emre Can, che era, forse era l'unico centrocampista decente che avevamo, per fare plusvalenze. Spinazzola, Cancelo, tutte plusvalenze. Perché? Perché dobbiamo mantenere CR7. Ci siamo lasciati scappare Holland, che ha fatto 42 gol, se non sbaglio, in 30-32 partite. Non penso sia un caso. Se un giocatore è scarso, non li fa tutti questi gol. Non li fa. Io vi assicuro che ne sentiremo parlare di questo giocatore qua. Per molti, molti, molti anni. Se ti fai scappare un giocatore del genere, vuol dire che soldi non ne hai. Perché l'avete visto, Higuaín? Non sta in piedi. Ed era sul mercato. Dybala era sul mercato. Chi ci sta salvando il culo? Uno più uno fa due, ragazzi. Ronaldo, questa squadra qua, non se lo può permettere. A me dispiace, ho gioito, quando è venuto ho goduto, e anche tanto, però mi sono accorto che non basta. Non basta, e sono state messe toppe di qua, toppe di là, toppe di su, toppe di giù, e adesso ci ritroviamo in questa situazione. E questa è la triste realtà, ragazzi. Non ci sono cazzi che tengono. Non ci sono cazzi che tengono. Quindi, per il bene della squadra, io spero che CR7 a fine stagione vada via. Vada via. Mi spiacerà tantissimo, starò male, ma almeno forse. Con i soldi risparmiati per Ronaldo riusciamo a rifondare questo centrocampo, perché sono da cambiare tutti. Tutti, dal primo all'ultimo, sono da cambiare tutti i centrocampisti, tutti. Dare via sto cazzo da Alessandro, che sono 3 anni che è un ex calciatore, tre, e prendere un cazzo di terzino anche a destra. Perché siamo messi, ragazzi, male, 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 male. E poi anche tu, società, non puoi prendere Sarri con questi giocatori qua. Per questa squadra qua serviva uno come Mourinho. Sì, cari miei, uno come Mourinho. Oppure ti tenevi Allegri, perché sta squadra qua di vecchi, filosofia vecchia, ok? Mourinho appartiene a quella filosofia. Magari saremmo andati meglio, perché la stagione rischia di finire malissimo, ragazzi, molto, molto, molto male. Oppure ci tenevamo Allegri. Però Allegri aveva detto: voglio 5-7 giocatori. L'aveva detto quest'estate prima di andare via. Non aveva tutti i torti. Io a Sarri, per carità, anche Sarri avrà le sue colpe, ma una minima parte. Ve la posso assicurare, una piccolissima parte. Ragazzi, vi volevo dire solo questo. Poi scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Potete essere anche non d'accordo, ci mancherebbe altro. Però questo è il mio pensiero. Ronaldo è il male della Juventus. Ma non perché è scarso, anzi sta andando oltre le aspettative, perché con una squadra di merda così sta facendo anche oltre. E Ronaldo in una squadra come la Lazio avrebbe fatto 70 gol quest'anno. Ve lo dico io, 70 gol avrebbe fatto. E la partita con il Milan si dovrebbe giocare a porte chiuse, decisione saggia, saggia, e basta, giochiamo tutte ste cazzo di partite a porte chiuse, perché non se ne può più. Basta, basta. Tanto questo è un problema che andrà avanti almeno sino all'estate, perché i casi stanno aumentando di giorno in giorno. Quindi, ragazzi, basta polemiche, basta puttanate, giochiamo a porte chiuse o sospendiamo tutto. Non ci sono cazzi che tengono. Non ci sono cazzi che tengono. Ok. Buona serata, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e come sempre, forza Juve!